la legge, il decreto legge da poco emanato dal governo e che il cui iter parlamentare è appena iniziato, prevede espressamente che per gli appalti pubblici che dovranno, sugli edifici pubblici che dovranno essere fatti in sede di ricostruzione, un sistema di controllo analogo a quello di Expo. Anzi, viene espressamente richiamata la norma del decreto Madia del 2014 che introduceva le regole e i controlli su Expo. Quindi il sistema Expo viene sostanzialmente richiamato integralmente per quelli che saranno gli appalti di ricostruzione, fra virgolette, ordinaria, cioè quelli fatti superata la fase di emergenza. La Protezione Civile ha individuato un numero di deroghe molto ridotto al codice degli appalti, malgrado ci sia in una fase emergenziale, e ha chiesto espressamente che gli interventi più significativi, malgrado siano fatti in fase emergenziale, vengano sottoposti a meccanismi di controllo. E in qualche modo questo servirà per essere una sorta di progetto pilota di come dover affrontare le emergenze che sono all'ordine del giorno, cioè che tipi di deroghe vanno fatte al codice degli appalti, quali sono le procedure, una serie di indicazioni che dovrebbero in qualche modo rendere più complicato il meccanismo e gli eventuali, diciamo, problemi di tipo anche corruttivo. Un corso come questo è assolutamente indispensabile perché il codice, che secondo me è uno strumento innovativo con qualche difetto, che sicuramente sarà corretto nel correttivo, che potrà essere anche più di uno, sta scontando moltissimo le difficoltà di conoscenza da parte dell'amministrazione. La nostra amministrazione, che ha sicuramente punte di eccellenza, però è caratterizzata da un approccio abbastanza conservatore. Cioè, nel senso che molto i funzionari, i dirigenti della nostra amministrazione sono abituati abbastanza all'idea di utilizzare le prassi consolidate. Questo codice contiene tante innovazioni che fra l'altro sono entrate in vigore senza che si sia nemmeno fatto un minimo di formazione nei confronti dei dirigenti e dei funzionari. Per cui questo va detto a assoluto discolpa del mondo della burocrazia, che viene spesso attaccata, però bisognerebbe metterla in condizione di. E allora un master in questo, le università in generale stanno anche un po' facendo supplenza, lo stanno facendo spesso per chi si offre volontariamente, però nella pubblica amministrazione comunque sta cominciando ad essere premiato anche chi non solo chi si offre, ma chi dimostra di voler perseguire e proseguire il proprio approfondimento culturale. Quindi in questo senso il master occupa questo, ma devo dire anche altri, riesce a ottenere, a prendere uno spazio che è assolutamente indispensabile.